Le potenzialità ci sono, la volontà pure, manca però un disegno complessivo. Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, detta l'agenda sul tema turismo. Manca un progetto comune, non si può andare avanti sempre solo con degli spot e semplicemente con delle iniziative che lasciano il tempo che trovano. Ci deve essere un progetto che crea eventi, che porta persone nella città. La città deve presentarsi con un decoro urbano diverso da quello che ha oggi. Le vie del centro devono essere pulite, praticabili, la gente non può fare slalom attraverso i rifiuti. La ricettività sta rispondendo e i negozianti dicono che ad agosto i negozi sono pieni di turisti, quindi abbiamo diversi commercianti che giudicano agosto alla stregua del mese di dicembre, proprio perché cominciano a intravedersi persone che visitando Lecco poi si portano a casa un souvenir, qualcosa, insomma, un ricordo di questa bella città. L'associazione ha promosso il concorso di idee per il nuovo lungolago cittadino, ma non è questa l'unica iniziativa. I commercianti sono sempre stati in prima linea, uno perché nel 2016 hanno lanciato questa idea del rifacimento del lungolago. Non solo, ma i concorsi di idea che avevo annunciato erano tre, quindi lo faremo anche per i piani di Resinelli, che è un balcone sull'Eco bellissimo. E un'altra realtà che merita sicuramente l'attenzione sono i piani Derna, che sono un po' trascurati, ma che in realtà con la funivia raggiungo la montagna in tempi brevissimi e da lì posso godermi lo spettacolo di Lecco e della Brianza, nonché del Resegone, che grazie anche alla Rese Gap è diventato un po' conosciuto da tutti. È il secondo anno che stiamo facendo l'università per il turismo, abbiamo portato la Bocconi a Lecco con un master di 18 giornate, e molto frequentato da giovani che vogliono investire la loro, o che vogliono portare, confrontare la loro esperienza nel turismo e poi trasformarla in attività sul nostro territorio.